Ciao a tutti amici di App Video Review. Oggi volevo parlarvi dell'applicazione per Android Pharmacoid. Un'applicazione secondo me veramente molto utile, dedicata principalmente agli studenti magari di medicina, medici, tutta quella gente che lavora proprio nel campo della medicina. Però secondo me sarebbe anche un'applicazione utile da avere a casa per riuscire a gestire al meglio i farmaci. Comunque adesso vediamo come funziona. Allora, come vedete, questo è il menu principale, si divide in quattro sottomenu. Abbiamo il menu farmaci, il menu scansiona, farmacie e preferiti. Nel menu farmaci possiamo andare a ricercare un farmaco direttamente. Quindi andiamo a scrivere, ad esempio, tachipirina. Tappiamo e come vedete compare tutta la serie di formati della tachipirina. Avremo, come vedete, le compresse, le supposte, le bustine effervescenti e lo sciroppo. Qui sulla destra abbiamo un disegno per capire rapidamente di che tipologia si tratta, come vedete, compresse, supposte, bustine o sciroppo. Sulla sinistra abbiamo un indicatore per dirci che c'è l'assenza di glutine in questo farmaco e che non c'è l'obbligo di ricetta. Quella croce rossa indica che non c'è l'obbligo di ricetta. Andando a tappare sul farmaco troviamo tutte le varie indicazioni come il prezzo, il principio attivo e tutta la serie di indicazioni. Possiamo trovare la monografia, che quindi è il foglietto che in genere si trova all'interno della confezione del farmaco. Quindi molto utile in caso lo si perda, che in genere è la prima cosa che si perde dei farmaci, quel foglietto. In questo caso ce l'abbiamo di tutti i farmaci esistenti. Le interazioni, altra cosa molto importante, se magari stiamo prendendo un altro farmaco e non sappiamo se possiamo prendere questo farmaco che abbiamo deciso di prendere, basterà digitare qui il nome dell'altro farmaco. Ad esempio, vediamo se c'è una interazione con l'aspirina. Come vedete, se prendiamo anche l'aspirina aumenta il rischio di insorgenza di effetti collaterali da FANS. Quindi ci sono delle interazioni con l'aspirina. Tra l'aspirina e la tachipirina ci sono delle interazioni, quindi bisogna fare attenzione. E poi in sotto abbiamo i farmaci equivalenti, che in genere sono quelli fatti con lo stesso principio attivo, che fungono alla stessa funzione, ma costano un po' meno perché magari sono fatti da case meno conosciute e meno importanti. E qua abbiamo tutta la lista dei farmaci equivalenti, anche qui ognuno con la sua monografia, il suo prezzo e quant'altro. Quindi una cosa veramente molto 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 interessante. Torniamo indietro, poi diciamo che ci sono nella ricerca farmaci altre tre tab che principalmente sono, penso, utilizzate per appunto gli addetti alla medicina, diciamo, perché possiamo andare a ricercare direttamente per azienda, quindi potremmo andare a cercare come ci suggerisce ad esempio la Bayer. Possiamo andare a cercare per ATC, che io non so esattamente cosa sia, però guardando qua presumo sia il tra virgolette gruppo di appartenenza, nel senso farmaci per la veterinaria, farmaci per l'apparato gastrointestinale e metabolismo, farmaci per il sistema cardiovascolare e quant'altro. Quindi avremo la lista di farmaci divisi per categoria. E poi, ho sbagliato, e poi Alfa, che praticamente sarebbero i farmaci, almeno penso, perché guardando da qua, sono i farmaci divisi per sintomo. Quindi, per esempio, sedativi della tosse, ormoni androgeni, ormoni della crescita. Come vedete, anche qua avremo un sacco di gruppi. Ok, torniamo indietro. Dal menu principale, cosa molto interessante, è anche possibile andare a tappare su scansiona per andare a visualizzare il codice a barre del farmaco. Quindi se magari abbiamo un farmaco che non abbiamo voglia di star là a tappare, digitare per cercarlo, o magari, come avete visto, tachipirine ce ne sono tante, non sappiamo a quale si riferisce, insomma, qual è di quel gruppo il nostro farmaco, basterà avere una
già preso. Basterà avere il farmaco con il codice a barre, avvicinare il codice a barre alla fotocamera del nostro dispositivo e il farmaco verrà riconosciuto e, come vedete, si aprirà direttamente la sua scheda. Quindi in questo caso è la tachipirina 30 compresse da 500 mg. Anche qui ovviamente avremo sempre la solita monografia e interazioni equivalenti e potremo andare a vedere tutte le varie informazioni, compreso anche il prezzo. La tab farmacie è una tab molto importante, secondo me, perché permette di andare a vedere tutte le farmacie nelle nostre vicinanze. Possiamo andare anche a fare una ricerca digitando la farmacia o la città, oppure comunque lui ci fa comparire in base alla nostra posizione le farmacie più vicine. Ci segnala in verde quelle di turno. E quindi se magari siamo di notte o di domenica bisognerà guardare quelle. Tappando su una farmacia potremo andare a vedere l'indirizzo, andarla a chiamare direttamente. Adesso ovviamente io ho un tablet e quindi non è possibile andare a chiamare. Oppure possiamo fare portatemi qui e praticamente grazie al navigatore, alle mappe, si calcolerà un percorso per portarci là, dalla nostra posizione fino alla farmacia. Cliccando sull'opzione sarà possibile anche andare a vedere la mappa e quindi vedere proprio nel complesso tutte le farmacie che ci circondano. Come vedete in verde sono segnate quelle di turno e in bianco tutte le altre. Molto molto interessante come cosa. Infine abbiamo il tab dei preferiti, in questo caso non ho inserito neanche uno, ma dove possiamo andare a inserire dei farmaci che magari usiamo più spesso. Quindi andiamo a ricercarli nella tab di ricerca e poi li mettiamo nei preferiti e magari ogni volta che ci serve da prendere non ci ricordiamo magari con che farmaci ha interazioni o insomma, dobbiamo vedere quante compresse al giorno prendere o quant'altro, basterà andare direttamente nei preferiti senza ogni volta andare a ricercarlo. Bene, questa applicazione ha un costo di 9,99 euro. Quindi il prezzo è un pochino altino, però ripeto, principalmente è un'applicazione dedicata a medici, infermieri, studenti di medicina, insomma, gente che ci lavora con i farmaci. Però secondo me sarebbe un buon acquisto anche da tenere a casa per appunto riuscire a gestire i farmaci che siano a casa, magari quando si perde il foglietto oppure quando si... Scusate. Quando bisogna andare in farmacia e non si sa quali sono le farmacie di turno, si cerca le farmacie, insomma, si ha tutto in un'applicazione ben gestita e tutto in un unico luogo. Bene, la recensione si conclude qui, io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!